Salve a tutti ragazzi, benvenuti nella 19esima parte di Crash Bandicoot, l'ira di Cortex. Allora, questa dovrebbe essere la penultima, dato che ci mancano pochi livelli da completare. Uno di questi è Forza della Natura, che è l'ultimo livello segreto, è un livello con Coco, quindi già mi sta antipatico a prescindere. Ed è sullo snowboard, quindi un altro livello con i veicoli o con i mezzi di trasporto, come preferite dire voi. Allora, il livello diciamo che è un po' complicato per quanto riguarda la gemma delle casse, perché è molto facile mancarne anche solo una. Ed essendo un livello appunto con un mezzo di trasporto, ormai mi trovo meglio a dire così, non ci sono checkpoint e dovremmo ricominciare ogni volta da capo se ne dovessimo mancare una. Quindi mi sembra stupido accelerare, meglio andare piano, almeno in questi punti pericolosi, perché non ha senso cercare di andare veloci per poi mancare una cassa e ricominciare il livello da capo. Perderei solo un sacco di tempo. Allora, siccome le reliquie di platino di questo gioco mi stanno creando molti fastidi, prima di fare questi video ho completato il gioco per fatti miei. Ormai è passato già un po' di tempo, però mi sono dimenticato già quasi tutto. E posso fare i miei bilanci. Allora, la reliquia di questo livello, se si riesce a... Porca di quella. No, perché sono tornato altri 30 anni di teletrasporto. Mi bastava morire. Madonna mia, che noia. Ho sbagliato, pensavo di essere in una reliquia. Dicevo appunto, se si riesce a non mancare neanche una cassa, è facile prendere la reliquia. Il problema appunto è non mancare una cassa, come avete potuto vedere adesso, perché poi sono messe nei punti più assurdi e difficili da raggiungere. E beh, essendo l'ultimo livello, dovevano fare queste cose complicate, ovviamente. Uffa, però non pensavo che avrei avuto subito problemi con le ultime due gemme del gioco, che sono le ultime due appunto. Quindi poi in teoria potremmo anche fare... No, non lo farò. Però in teoria dico, se facessimo il boss finale vedremmo l'epilogo vero. Questa è una cosa che non so, forse ci servono anche tutte le reliquie. Però Uka Uka ha detto solo tutte le gemme, quindi boh, nel dubbio io prendo prima tutte le reliquie e chi se ne frega. Ancora accelero un po' perché già ho perso 30 anni per quella maledetta vita che si trovava là in alto. Ma ditemi voi come fa uno a prenderla in modo facile. Cioè, sono quei soliti salti fatti male, che uno deve impegnarsi incredibilmente per riuscire a farli bene. Ok, dovrebbe essere qui. Ora, io direi di rallentare. Cioè, qua bisogna saltare mentre si sta già cadendo praticamente. Ma che cosa stupida. Poi mi mettono queste salite e non mi fanno vedere dove mi trovo, e mi devo posizionare alla cieca, a casaccio. Grazie mille, meno male che avevo una maschera, che dopo aver preso quella cassa non voglio assolutamente morire più. Oh, non avevo calcolato che l'avrei mancata, però almeno l'ho detto che era una delle difficoltà maggiori del livello. Poi la gemma segreta non si trova alla fine vicino al teletrasporto, però essendo segreta, fino a un certo punto si trova proprio qui, sopra a sinistra, messa un po' a casaccio. Dai, allora, dato che abbiamo trovato la gemma, il livello in teoria dovrebbe essere quasi finito. Però ci sono, vedete, dove sono io? Non lo vedo. Boh, devo affidarmi alla fortuna. Vabbè, quella cassa che ho appena rotto adesso, non preoccupatevi di distruggerla, perché tanto ci penserà la Nitro. Meno male abbiamo le due gemme, ce ne possiamo andare a quel paese. Peccato per la mia disattenzione iniziale, però è capitato. Più che altro peccato perché avrò perso un minuto fra uscita ed entrata del livello. Che cosa stupida da parte mia, perché adesso ci devo rientrare di nuovo per la terza volta. Dai, se Dio vuole riesco a prendere sta reliquia al primo tentativo. Solo se vuole, però. Ho una Goaku che quindi mi è utile. E niente, devo riuscire a fare tutto in maniera molto molto veloce. Devo sempre accelerare, quindi prendere le casse sarà doppiamente difficile. Nel frattempo sento rumori strani, però meglio non farci caso. Dai che ce la fai. Allora, il tempo della reliquia è 40
3 secondi. Io però a livello non è che me lo ricordi poi così tanto bene, appunto. Avevo detto primo tentativo, eh. Ora questo è un primo tentativo alla fine, anche se ho ricominciato subito. Dicevo, a livello non è che me lo ricordo così bene, quindi non è che posso dire, posso riuscire a capire quando si sta avvicinando la fine e quindi se il mio tempo è buono o no. Però, insomma, bisogna prendere tutte le casse e basta per riuscire a battere sto tempo. Allora, qui per una volta non è difficile tanto morire, perché sti idioti sono abbastanza facili da evitare. Però se ci portiamo delle maschere è sempre meglio. Mamma mia, posto coso curva comunque abbastanza male. Io sto giocando con i tasti direzionali perché ormai la mia levetta analogica è definitivamente morta. Se provassi a usarla adesso, esploderebbe il gioco o qualcosa del genere. Magari avrei dovuto farlo prima, forse è per questo che tante reliquie mi hanno creato più problemi del previsto. Boh, chi lo sa. Grazie, mi serviva proprio una cosa del genere. Ma poi sti scemi vanno avanti e indietro sullo stesso punto. Ho capito che non hanno senso di fare qualcos'altro perché sono nemici e quindi mi devono ammazzare, però non lo so, fategli fare qualcos'altro. Cioè, perché ho mancato questa cassa? Era così facile, stava sopra di me. Sto prendendo le più difficili. Una che si trova davanti, ci passo sotto. Vabbè, meno male che era una cassa da uno. Ora non manchiamo questa. Dovremmo aver finito ormai. 35 secondi. Uffa, il teletrasporto è vicino, eccolo. Dai, muoviamoci. 38, 39, vabbè, sì, l'abbiamo presa. Ecco, ora che non mi serviva più di tanto, il teletrasporto funge subito. Vabbè, non commentiamo questa cosa, sennò ci arrabbiamo solo di più. E con questo abbiamo completato anche l'ultimo livello segreto. Ci manca adesso l'ultima zona, la quinta, con ben 4 livelli, perché lì c'era soltanto un livello non a piedi, ovvero quello con la trasfera. Guardate come abbiamo decorato questa stanza con questo bianco luccicante. Com'è bello vedere tutte le gemme e tutte le reliquie di platino. Tra l'altro sono... ah, salutate quella stanza perché non ci andremo mai più. Ciao, ciao, è stato bello. Però adesso direi di andare a fare uno dei livelli più difficili in assoluto per la reliquia, come ho potuto constatare l'ultima volta che ci ho provato, perché è un livello lungo, è difficile. E mi sarei aspettato per questo che almeno avesse un tempo per la reliquia di platino abbastanza alto. Invece no, bisogna fare una corsa quasi perfetta per riuscire a prendere appunto la platino. E andare veloci, prendere tutte le casse e non morire è difficile in questo livello. Poi aggiungeteci che ogni volta che moriremo dovremo rifare quella maledetta parte con la tartaruga all'inizio, che è solo una maledetta perdita di tempo. Guardate, avrei preferito che ci fosse l'orologio già all'inizio, almeno questa passeggiatina, diciamo così, questa attraversata del fiume avrebbe fatto parte della prova a tempo. Ora io non mi metto a vedere dove sono le casse e poi riniziare la prova a tempo, perché appunto mi dovrei rifare quella parte. Quindi no. Vediamo se riesco a passare qui. Ok. Madonna, qua esplosioni dappertutto. Ragazzi, attenzione alla lava, perché secondo me è fatta molto male. Ovvero la si tocca anche quando non sembra. Anche quando ci troviamo sulle piattaforme, crash muore all'istante. Quindi bisogna saltare mezz'ora prima per evitare eventuali morti. E niente, questo ci farà perdere tempo. Muori, granchio! Come ti odio! Per ragioni che tutti voi conoscete. E non fate battute sguardie nei commenti, se no mi arrabbio, Mi sciolgo io nella lava. Ora qui saltiamo e direi di fare così. Vai, 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 che ci arrivi, vai, che ci arrivi! Meno male! Stavo per cadere, ma proprio per un pelo. Ok, ora ho fatto un altro rischio stupido. Questa è forse la reliquia che mi ha creato più problemi quando l'ho provata la prima volta. E mi ricordo anche che l'invincibilità non mi serve assolutamente a nulla in questo livello. Anzi, alla fine rischia di farmi perdere tempo, capirete perché. Mamma mia, siamo già a 50 secondi. E sta salita è fatta male, devo saltare in continuazione. Questo mi fa rallentare. Vabbè, non prendetela se avete due maschere, perché dopo ci servirà una cassa. Eccola qui. Dai. Altrimenti mi sarei dovuto mettere a saltare
30 anni per riuscire a prenderla. Non sapete quando mi è capitato, come ci sono rimasto male. Cioè, l'invincibilità che mi dovrebbe aiutare mi ha fatto perdere la reliquia. No, non ce l'ho fatta per centesimi di secondo, non ci posso credere. Sì, ma come diavolo faccio ad andare più veloce di così? Mamma mia. Ecco, lo sapevo che mi avrebbe creato problemi. Perlomeno adesso non è una sorpresa. Magra consolazione. Anzi no, mi fa soltanto essere più nervoso. Mamma che slalom in mezzo alle nitro. Paura di ste lucertole maledette che piombano all'improvviso e ti ammazzano senza vergogna. Perché mi sono fermato a mezz'aria, maledizione? Mamma mia, che? Ho imparato a evitare il nitro come si deve. Bah, diciamo che ho imparato un po' tardi. Siamo alla fine del gioco. Ancora sti granchi maledetti. È colpa vostra se sono morto. Vai via tu. Mannaggia, volevo ucciderlo. Non ce l'ho fatta. Beh, diciamo che qui mi può servire, credo. No, neanche tanto, perché tanto devo aspettare che esce la cavolo di... Madonna, qua quanto tempo che ho perso. Perché prima non avevo aspettato che uscisse la piattaforma. Quindi figuratevi un po'. Sono andato anche peggio di prima. Secondo me metà video lo passerò in questo livello. Però ragazzi, è lungo, non ci posso fare niente. Sta cosa che ci mette 30 anni per scendere. Non posso andare da qualche altra parte. No, devo per forza aspettare. Cassa da uno, stupida. No, è un tempo identico a quello di prima. Vuol dire che morirò. Ecco, forse qui ho fatto un po' meglio perché ho saltato di meno. Direi al suo punto di prenderla, dai, chi se ne frega. Devo solo cercare di fare un doppio salto con scivolata annessa, perfetto. Oh, addirittura 3 secondi di vantaggio rispetto a prima, perché qui stavamo 1:08, 1:07. Per favore, dimmi che è un tempo buono. Meno male, meno male, meno male. Ma io ve l'ho detto il tempo? Vabbè, nel caso che non ve l'avessi detto era 1:15. Però boh, mi pare strano, forse ve l'ho detto, forse no. Chi se ne frega, l'importante è che abbiamo preso sta reliquia e siamo ancora in tempo per prendere la successiva, ovvero la febbre dell'oro. Anche questa è difficile, non come al fuoco, però me la ricordavo molto più facile. È un livello lungo, appunto, è abbastanza difficile, però anche qui il tempo non ci risparmia. Vabbè, andiamo a farla senza indugiare oltre. Qui mi preoccupano le parti dove dovremo aggrapparci al soffitto, perché se non mi sbaglio, però questa cosa me la ricordo bene, non possiamo usare il trucchetto di farci colpire per poi camminare sull'acqua, perché appunto sull'acqua non funziona, muore subito. E quindi dobbiamo semplicemente andare lì lentamente. Ora, vediamo che possiamo fare. Perfetto, si trovano lì. Non torniamo di nuovo nella stanza principale come ho fatto prima. Vediamo se riesco a colpire da qua. Boh, io ci provo. Ok. Ecco, come avete potuto vedere, addirittura bazooka a volte, anche se il mirino non arriva all'oggetto, se spariamo lo distrugge lo stesso. Maschera di Okwaku. Ok. Qui sì che ci servirà, perché ci saranno molte volte dove un sacco di ostacoli si presenteranno davanti a noi. Quei maledetti cactus. Eccoli. Guardate come si appressano a dare fastidio. Dovrebbe essercene un'altra qui di maschera, se non vado errato. No. Boh, mi sono sbagliato. Mamma mia. Anche qui, ma ve l'ho detto il tempo, perché non mi ricordo queste cose? Comunque è 1:30. Ragazzi, scusate se vi sto sembrando un tantino ritardato in questa parte, però è la tensione. 1:30, noi siamo a 23 secondi e stiamo per entrare nella parte, diciamo, intermedia del livello, quella che fa da ponte tra quella iniziale e quella finale. È la definizione di intermedio, dopo tutto. Potevo anche risparmiarmi questa definizione. Bene. Bene, un cavolo, guardate. No, no, non posso mettermi a fare giravolte stupide. Se non mi sbaglio, queste sono altre 3 secondi inutili da prendere, perché tanto non ci arriviamo. Ora, qual è il tasto per accelerare? X. Perfetto. Allora, non serve mai saltare in alto, perché non ci sono casse tempo lì. Questa è una cosa che mi sono sempre ricordato. Poi appunto, avendo fatto il gioco di recente, per fatti miei, non ricordo ancora di più. Oh niente, non sono finite ste robe. 1:52 addirittura. Via tu. Oh, ancora non sono finite.
Ma non ci posso credere. Dai che questa non è neanche l'ultima. Però diciamo è l'ultima sull'acqua. Quindi dopo posso usare il mio trucchetto. Meno male che c'è quel coso. Sennò non oso immaginare come avrei potuto fare a prendere sta reliquia. Ora, eccolo lì. Quello che cercavo. Un'invincibilità. Ecco, il problema di usare i tasti direzionali è che mi scivola il dito. Quindi ogni tot di tempo devo premere start e riposizionare il dito sul tasto. Vabbè, immagino che vi sia capitato più volte. Ora, qui sopra sono delle casse. Bene, 1 minuto e 14 addirittura. Mi stai prendendo in giro? Vabbè, grazie mille del servizio che mi hai offerto. Ora qui, inutile fare ste robe. Perfetto, 1 minuto e 17. Il fine livello è quasi vicino. Possiamo saltare. Ancora una parte con il cavolo di... Colpiscimi, idiota! Perfetto, perfetto. Brave Nitro, fate il vostro dovere. Mancano... Allora, quelle robe non mi ammazzano allora. Meno male, me ne sono accorto nel migliore dei modi. Meno male. Presa anche questa. Ora io non sono affatto sicuro se devo... se vale la pena di fare anche l'ultima, perché siamo a 17 minuti e quindi non vorrei farvi un video lunghissimo. Però ho scoperto un trucchetto che mi permette, diciamo, di poter essere più prudente in avanti, perché all'inizio riesco a guadagnare un sacco di secondi. Vi farò vedere come. Ok, ora andiamo nel supermercato, il nostro supermercato preferito. Si accomodi alla cassa. Questo non so se è un trucchetto, se esiste, se lo hanno fatto altre persone. Io l'ho scoperto da me. Questo ve lo posso assicurare. Vabbè, diciamo che è abbastanza intuitivo. Ora che ci penso, in questo gioco pochissimi livelli iniziano con una schermata come nei livelli di inseguimento, ovvero con noi che dobbiamo andare verso lo schermo. E questo mi ha fatto pensare che possiamo sfruttare l'orologio in un altro modo. Penso che voi abbiate già capito. Solo ora devo vedere fino a quanto posso arrivare lontano. Ecco, immaginate tutta questa parte fatta, o meglio, fatta con la prova a tempo. Ecco, immaginate di non farla semplicemente, perché è quello che accadrà. Bene, ora vediamo dove mi posso allontanare ancora. Qui scompare, ok. Diciamo che qui posso sparare. No, devo avvicinarmi ancora un po'. Soprattutto devo aspettare che venga colpito. Che mira schifosa. No, ora sì. No, mi devo avvicinare ancora. Maledizione. Perfetto. E vai, come amo imbrogliare. Forse questa è una cosa che fanno anche altri, però io ve lo dico, l'ho scoperta da me. Oh, che palle con sto levetto analogiche. Ora non voglio assolutamente usare questi tasti direzionali. Ora non voglio assolutamente usare la levetta analogica. No, piattaforme, non mi fate questi scherzi. Il tempo di stare lì qui è 1 minuto e 40. Credo sia il tempo più alto del gioco, se non vado errato. Che dimostra che sto livello è tutt'altro che corto. Stranamente io me lo sono sempre ricordato corto. O semplicemente vuol dire che ci sono ben poche casse tempo. Tu idiota, perché salti da fermo? Ok, è arrivata la parte con l'inseguimento. Ancora una volta. Beh, a questo punto utilizzo la levetta analogica. Dai, penso che ormai non rischio più. No. Allora, la mia morte per colpa della levetta analogica è quotata 1-0-1. Ma questo lo sappiamo già. Però secondo me è più scomodo vedere me che premo pausa ogni 5 secondi per riposizionare il dito. Ma mi scivola anche solo la levetta analogica, allora non serve a niente. Vabbè, mi sono deciso a mettere posizionale in un altro modo. Poi un'altra cosa che ho notato è che non ci sono mai casse tempo nelle casse margine. Cioè, quindi le casse evidenziatori potremmo anche evitare di attivarle. Siamo a un minuto e ci manca solo l'ultima parte di inseguimento, credo. E vabbè, quegli ultimi metri di livello in avanti. Dai che forse abbiamo presa al primo tentativo. Ma perché mi mettete le casse negli angolini? Per farmi morire, maledetti. Non serve neanche chiederlo. Benissimo, ora morire adesso sarebbe una cosa talmente stupida che non voglio neanche pensarci. Qui è inutile fare mosse azzardate. Aspettiamo le piattaforme che si posizionano.
Vabbè, la levetta analogica che impazzisce. La prudenza è la virtù dei forti. Ora la pazienza. Vabbè, vuol dire la stessa cosa. No, 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 no. Ecco il punto dove morivo sempre. Perché sto fermo? Madonna, se muoio adesso perché sbaglio a fare un salto. Mancano 10 secondi, però il livello dovrebbe essere finito, se, da quel che mi ricordo. Sì, ora c'è la cassa nitro. Oh, ma è la cassa detonatore e il fine livello. Muoviti, idiota! 35, 36, 37. Meno male. Ce l'ho fatta per un pelo al primo tentativo. Bene, ragazzi. Questo vuol dire solo una cosa. Il video è finito qui. E nell'ultima parte faremo Cortex Vortex. Ebbene sì. È stato un video molto faticoso perché ogni reliquia era molto difficile. Ognuna aveva... Ogni reliquia di questa Warp Room ha un tempo non inferiore al minuto, tranne appunto Cortex Vortex, che ha 58 secondi. Va bene, ragazzi, quindi per questa parte è tutto da Junkie98. È tutto di nuovo. Ciao, ciao.